Bella raga, io sono l'Arcred, benvenuti in un nuovo episodio di Monster Hunter Stories, insomma, fatta la pesca, perché non so ancora che titolo gli darò, e quindi, vabbè. A parte questo, siamo tornati dalla sessione di farming, e io ho semplicemente salvato, voglio a tutti i costi andare dal fabbro. A tutti i costi. Borbottio, una con le ciambelle. Ok, va bene. Borbottio, cura con le ciambelle. Che vuol dire? Boh. Equipaggiamento potenzialmente penso a tutto io, ma certo. Una generale di effetti, sai che vuol dire tempo di forgiatura. Esatto. Il fabbro di Mahana. Cosa ti serve? Posso forgiare un potenziale equipaggiamento come dai che hai raccolto. Prova un equipaggiamento che ti piace, prova un potenziale, quello che usi ora è forgiare uno nuovo. Ok, ma fammi comprare il zaino. Vabbè, questo è quello che abbiamo appena letto. Crea potenza, compra, compra. Comprarmi. Allora, aspetta un attimo. Un'arma da taglio per uno stile di combattimento incentrato sull'attacco. Abilità. Ah, qui ti fa il tutorial delle armi. Cioè, ti spiega qualcosa perché. Abilità ricarica aumenta il livello della barra di ricarica. Che sblocca abilità ancora più potenti. Abilità ricarica. Ok. Coltello. Arma scudo da taglio. Arma e scudo da taglio. Un buon compromesso tra attacco e difesa. Ti permettono di usare feroci abilità con la lama e riducono i danni subiti. Alcune abilità bloccano e parano gli attacchi. Martello di ferro. L'arma contenente più perfetta per spaccare parti specifiche dei mostri. Vincendo una testa a testa, la barra di ricarica sale di livello e sblocca abilità più potenti. Inoltre permette di usare abilità molto efficienti per apprezzare di stato di alterazione. Ah ah. Forno da caccia. Arma contenente i lavori di squadra, tutte le armi per realizzare molte abilità per aiutare gli alleati. Il tipo di abilità disponibile varia in base alla melodia del corno. Oh, tanta roba. E poi abbiamo lanciafucile. Un'arma perforante che spara proiettili. Ottieni munizioni ad ogni turno. Vincendo una testa, ottieni munizioni extra. Molto tecnica quest'arma, come sempre. Abilità che possono essere usate dipendono dalla quantità di munizioni, vincendo un testa a testa con un'abilità, la barra di legame si riempie più velocemente. Invece gli attacchi normali non avranno lo stesso effetto. Ah, ma c'è un'altra pagina, cazzo! Non so se nelle altre pure c'è un'altra pagina. Io ho premuto B, credo, sì. Riempie un pianeta da barra di usare il fuoco pieno. Questa abilità speciale consuma tutta la carica legame, ma è estremamente potente e colpisce tutti gli avversari. Questa mi piace, devo essere sincero. Arco di ferro. Un'arma d'angelo infligge stati di alterazione. Disponibilità di ricarica aumenta la probabilità di infliggere stati di alterazione all'avversario al turno successivo. Possibilità di effettuare un colpo potente dopo l'attacco. L'abilità di ricarica disponibile varia in base al tipo di arco. Può rapido, attacchi potenti in un singolo obiettivo. Non conferisce utili da perforazione ideale per colpire parti di mostro specifiche. Figo. Fighissimo. Fighissimo, vediamo un po' questo. Melodia, abilità. Annulla veleno, annulla paralisi, schiata massima, annulla sonno. Però questa cosa che devi predictare, cioè nel senso, suoni una melodia stimolante, tutti gli alleati diventano immuni al sonno per 5 turni. Quindi tu la devi suonare prima, non è che lo togli. Non credo, forse lo togli anche, non lo so. Un attacco resta attivo fino alla fine del turno. Puoi scrivere abilità legame o quelle sempre a segno. Ok, invece questo all'attacco. Attacchi fuori controllo. Non si trova. Io metto una probabilità di attacco critico per 5 turni. Bello questo. Gambi di amicizia. Ok,
chiave unisce gli strumenti. Barra le gambe e tutti gli anelli si chiave più velocemente da 5 volte. Dico. Interessante. Allora. Crea, vediamo su crea che c'è. Forgia armatura. Oh, è belle. Sono bellissime. Guarda questa. Uno si attacca non elementale. Una sincronizzazione. Attacco doppio. Armatura del culo. Danza più. Aumenta la velocità quando il livello di più al massimo. Inoltre potenza di allenamento, attacco e difesa. Potenzialmente attacchi non elementali. Ma io sicuramente prenderei questa invece. Difesa non elementale. Questa che ha? Ma questa non c'è niente. Però devo spostare la sedia, si sentirà un po' di casino. Allora, capiamo un attimo qui. Quello che dobbiamo fare. Boh, io per adesso andrei di quella d'osso, perché mi sembra cosa migliore da fare. Ok. E equipaggio. Ok. E questa sta in cassa. Ok. Ah, anche questa però sta in cassa. Boh, forse non è chiara bene questa cosa. Per difese anche. Ah, abbiamo difesa a fuoco. E quel cerchio che cos'è? Non saprei. Forgia armi. Ok, qui c'è di diventare scemi proprio. C'è veramente da diventare pazzi. Comunque credo che quel cerchio sia erro a sto punto, perché qui mi fa vedere il cerchio sull'attacco. Vuol dire che è un attacco non elementale probabilmente. Ma scusa un attimo. Qui è forgia, potenzia. Se io voglio potenziare qualcosa. Ah, ecco. Difesa di ferro. Assistenza a tutti gli elementi. Scheda massima, risparmio. Possibilità di non consumare un oggetto dopo averlo utilizzato. Scoppio. Oh. Configge assorbimento a tutti i nemici. Che ha lo stesso effetto di una bomba sonica. Chissà cos'è questa cosa contro un diablo se funziona. Però adesso becco culo. Da culo, questo l'abbiamo visto prima. Non c'è molta scelta in effetti. Cioè, c'è molta scelta però. Per ora di quello che mi interessa a me c'è poco. Allora, in effetti, arco cacciatore, vernice veleno ottiene, tiro a ventaglio, P, c'ha tutti i tipi di tiro questo, però a ventaglio, ok, ah no, tutti i tipi di tiro nel senso tutto
vabbè, nel senso che c'è il tiro a ventaglio, potenza, velocità e tecnica. E c'è la vernice veleno con tutte le tipologie di attacco. Carica. E invece questo, vernice potenza, carica per usarlo. Schiola massima. L'arco mi sembra interessante. Però anche la lancia fucile. Andiamo un attimo per armi, perché sennò non ci capisco niente. Allora, io avevo visto prima questo, no? Questo è interessante, secondo me. Però c'ho solo 1700, attenzione. Io ci ho fatto caso che servivano i soldi qui. Perforante. Io prenderei questo che c'è il tiro a ventaglio. Sì. No, non ho fatto in tempo. Un hobby distinto. Che palle. E poi, ah, ci sta spazio pure per una lancia fucile. Perché lancia fucile che attacco fa? Perforante, giustamente. Che cambia tra l'una e l'altra? Carica. Sono le stesse. Sigillo tecnica. Sigillo. Che vuol dire sigillo attacco tecnica del nemico? Sono le stesse, sì. Voi vedere quella d'osso mi ispira di più, però sono uguale praticamente. Ma sì, facciamoci questa d'osso. Ah, però non c'ho i punti. Che fregatura. Questa invece. Ah, questa ce l'ho. E allora facciamoci questa. Ma guarda se li schippola. Oh. Allora, leviamo la spada di ferro. Questa la potenziamo lì. Un po' qui è materiale 2. Ah, per potenziare sempre pure qui è. Ah, i soldi, non c'ho i soldi, vabbè. Come sta? Ma mo per equipaggiarle posso farlo anche qui. Sì. Ah, è perforante come questa.
No, così non siamo bilanciati per niente. Ci serve un'arma da taglio. Però l'arco ormai avevo fatto un po' la bocca, però anche con la lanciafucile. Però l'arco solo questo, invece la lanciafucile tutti possono colpire tutti i nemici. Allora facciamo così, mettiamoci la spada per adesso. Poi qui c'ho dei talismani. Vita e eroismo. Schivata 1 eroismo. Potenzialmente l'attacco al 50% di PV o meno. Oh, 50% è buono in realtà. Facciamoci questo. Ok. Abbiamo messo un quarto d'ora per fare sta cosa, però va bene. Guarda, siamo bellini. Allora, fammi pensare. Ok, quindi quello è per viaggiare da un posto all'altro. Pomeriggio, sempre. Ah, fammi controllare una cosa però al volo. Velocibo sta a livello 1 però. Però era quello con tutte le cose fighe. Ah, non mi va di mettermi a livellare. Vorrei in realtà andare avanti. Quindi andiamo avanti così. Poi ci pensiamo a velocibo. Prima andiamo a piedi. Uiii! Vabbè. Quindi qui non posso. Invece sì. Posso cadere. Me l'aspettavo. Joystick. Niente, raga. Niente, a me mi si sincronizza il joystick. Non so bene perché. Ho ricevuto dei joystick fallati, devo dire, perché sono abbastanza nuovi e non dovrebbero farlo sta cosa. Forse dipende da come. Se non sono. Boh, non lo so. Ben fatto, so, ci siamo arrivati alla grotta del Belvedere. Tane di mostro. Alcuni dei mostri sono aperti, mentre altri sono all'interno delle caverne. Esplorando le potrai ottenere una nuova di mostro. La posizione dell'entrata delle caverne con tane di mostro. Volta che esci dall'esplorazione. Ok, cambia ogni volta che esci in esplorazione. Volto compaiono tane di mostro rare. Ispezione per trovare uova rare o uova congeni rari. E questa è quella che abbiamo visto nello scorso episodio. Quindi questa roba in effetti è ancora tutoriale, non ci serve. Però noi la facciamo lo stesso perché. Dobbiamo continuare ad entrarci, socio. Ok. I demoni buffi o cosa mi dici che non siamo noi in questo posto? Credo tutto caia. Vabbè. Vabbè. Funghi. Quanti bei funghi. Allora, conviene. Perfetto. Questi devo ammazzare. Vai. No. Poi ammazzo. Ma
Se n'è andato via. E qui non possiamo andare. E quindi. Oh, finalmente. Che bella la lanciafucile. Secondo me fa un attacco velocità. Quindi noi utilizziamo velocità. Paradossalmente. Ecco, abbiamo perso il testa a testa. Perfetto. Minchia, c'ha uno scudo di vita, vabbè. Tipico dei Baramba. Bambara, Banabra, ci si chiama. Non ricordo mai. Banabra, madonna, complicatissimo. Non me lo ricorderò mai bene. Un'abra. Vabbè. Ma quindi di qua si va. Lì c'è una chest. Quindi siamo inventati una cosa fighissima perché i dungeon sono tutti RNG. Figata. Ho fatto il giro di Peppe, vabbè. Oh, qua dietro c'è qualcosa. Ah, dobbiamo sconfiggerli, quindi facciamocelo. Dai. 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 Ma dai, veramente anche qui sono così difficili da prendere. Soltalo, prego, gli faccio. Ma il testa a testa, come, da che cosa si decide se uno vince? Forse perché non è debole a questo tipo di attacco. Pareggio. Vabbè. B mi ha dato. No comment. Quindi qui facciamo così. Oppa. Allora, loro hanno velocità, se non sbaglio. Quindi questo. Che poi gira al contrario in realtà. Quello mi confondo un sacco. Bam. Ah no, allora devo. Testa a testa lo fai quando ti attaccano, ok. Adesso mi ricordo. Abbiamo sfondato. A questo punto andiamo di qua. No. Dove sarà l'uovo di mostro? Vediamo qui che c'è. Comunque. Un gore, non lo so. Sfondato con un colpo. Ben fatto, socio. S. Easy.
che è di qua comunque. Però volevo capire se questo non si interagisce con quelle rocce, con le rovine, tipo. Questo non si può raccogliere? No, eh. Questo sì, però. Vedi quel mostro? Socio, dobbiamo liberarci se vogliamo mettere le zampe su quell'uovo. Mi sono figurato la mia nemesi. È un veloce drone, una creatura agile e svelta. Sai come affrontarla? Ti ha spiegato come sfruttare gli attacchi preferiti del nemico, vero? Allora passiamo alla pratica. Allora, tanto qua la velocità. Noi come tecnica. Hai visto? Mamma. Anche cambiare. Ah, aspetta, c'ha ragione. Perché lui è tecnico. Allora. Mamma mia. Scudo di pietra. Schivata, incredibile. Chi l'ha lanciato? Ah, i mostri in preda alla furia usano attacchi diversi da quelli consueti. Sono troppo in fretta per pensare a una strategia. La mia. Oltre non sono da spiegare tra mostro, per superare il tuo mostro, ma le segrete delle azioni, come premere completamente un pulsante e vince uno sconto in più danni al nemico per imparare le gambe in modo significativo. La mia. Ok. Mamma. Secondo me fa potenza. Me la sento, galla. Vida. Cannone Wyvern. Cannone Wyvern, se no. Se faccio così, che succede? Capiamo. Vediamo un po' che succede. Bam! L'ho fatto bene. Non so cosa ho fatto, ma ho fatto bene, forse. Però lui era sempre velocità. Facciamo due attacchi potenza insieme. Ah, non me l'ha dato stavolta. C'è qualcosa che non mi torna, comunque. Qualcosa che non mi torna, forse perché la barra non era piena. Quindi no. Cannone guai. Sono 5 munizioni. Però quello tecnico. Stupendo, non sfondato. Ok, ancora il tutorial, però. Fantastico. Vabbè, ci sono diversi uovi all'interno di me, ma tu potrai scegliere solo uno da portare con te. Pesante, il problema è continuamente un mostro al suo raro al suo interno. Ah, ecco, se è pesante. Se vuoi puoi scambiarlo.
Un mostro adulto può tornare al nido in ogni momento, quindi fai attenzione quando porti fuori l'uovo. Allora, più grande ha un numero di rare, più sono possibilità che abbia geni rari. Per l'uovo, fai la tana mostro, attenzione, dovrei scrivere nelle scuderie. Però prima vediamo che è qui. Setto muratore tra l'altro. Abbiamo anche qui. Queste. I funghi qua che non fanno mai male. Allora, quindi. Si scende, mi ricordo mai come si scende, ma sempre con Y, ok. Non fammi capire come faccio a scegliere l'uovo. Come faccio a dirgli no? Out no. Forse così. Ah no, faccio così. E più un altro. Oh, eccolo. È anche leggero. Qui andiamo. Alla fine ho scelto questo, torniamo al villaggio. Chiuderlo. Esci. Wow. Uovo umile di Wyvern Rapace, che è sempre un velocidron tra l'altro. Buttiamoci, tanto non c'è il danno da caduta se non buttato sugli altano, se non ci credo. Allora loro fanno potenza, quindi velocità. E shottato. Ah, vedi, adesso me lo fa. Perché prima non me l'ha fatto? Eppure, boh. E infatti non capisco questa cosa. Io prima ho fatto l'attacco potenza quando lui faceva l'attacco potenza. Però è successo qualcosa di strano. Finisce a capogara. Yay, you're back. How'd you like your first solo quest? I was worried you might get lost or something. I'm super glad to huh, was it easy? Guess there's no denying you're Red's grandkid. You even ottimo lavoro. Oh wow, you're right. Huh. I'm a which is it? Thanks to your teaching or be who cares? The newbie did a great job. What do you think, Kana? They're ready for the next one, wouldn't you say? La prossima fase, eh? Isn't it a too soon for the rookie to handle alone? Why so serious, guys? Whatever it is, we can handle it. We've had reports of some recent turf wars in the Pona grasslands. Disputa territoriale. What's that? Interessante. It's when monsters fight over territory. Mostri che combattono. Found badly injured monster. We can't just let them tear each other apart. It'll be let's get moving. I'll meet you at the caso alle praterie buona. Mentre i mostri continuano ad adottare il territorio, vabbè, quello che abbiamo appena sentito. Un compagno di battaglia, magari combatte insieme a te, ti aiuta usando abitare oggetti. Anche un compagno di hanno i propri cuori. Se uno di voi perde tutti i cuori sarete sconfitti. Se uno di voi perde tutti i cuori sarete sconfitti. I cuori si rigenerano ovviamente quando torni in città. Ah, ok.
Interessante, la faccenda si fa sempre più intrigante. Ma io avevo le missioni, fammene un po' completare, mi sa che forse qualcuno l'abbiamo completata. Che alcune erano solo di raccolta. Missioni di prova, cioè. Ma da quanti anni? Oh oh! Il Larino! Figo quello! Dammi i miei monedi! Per l'altare delle preghiere c'era scritto sull'amuleto. Qui c'è un altare dove bruci questi amuleti, ti danno dei bonus. Interessante. Ho capito qual è quel coso che avevamo visto nell'altro episodio. Sì. Falle pittura. Non ho letto cosa fanno, sono un fesso. Tutti i miglioranti. Ad ammazzare i conci gialli, la mano. Questa già la possiamo fare. Però cazzo, 10 pietre. Conviene farla. Adesso abbiamo anche Kaia e Avmar. Kaina e Avmar. Ah, le posso rifare all'infinito queste. Ok. Io vorrei la missione di prova a questo punto, visto che ci siamo. Sì. Che poi è quella che abbiamo già affrontato la scorsa. Deja vu si chiamerà questo episodio. Ma dopo che facevano potenza, non mi ricordo. E 124. Ok. Ok, pure avvelenato. 2, ma cos'è? Uno scherzo, pensavo che ci fosse qualcosa di più interessante. S. Supporto. Ho pure un bel po' di indie. Tutti gli altri erano 50 milioni di ricade. Oh, bello questo. Questo abbiamo fatto bene. Tanta roba. Ma la posso rifare sta missione? No. Veramente, ma è rotta sta cosa. No, mi ha fregato, lui c'ha tecnica. Poi tutto li shottano. Ma... il mio joystick. Allora, loro siamo tecnica. Allora noi facciamo potenza. Che potenza di percorso. E la super combo di Cristo. Madonna. Ok.
veloci, boh. Aggiungi un turno ultimo della battaglia ogni 30 minuti. Ricompensare per l'altra delle preghiere. Ok. Ah, non ci ha dato gli oggetti della volta precedente. Oro richiesto. Ah, ho fatto argento io? Ah, ecco, se fai... Te lo do una volta sola, ecco. Infatti mi sembrava strano. Quel frammento d'oro mi fa gola a me, Giochiamoci un'ultima volta. Forse al primo turno li devo ammazzare per fare oro. Vediamo un po'. Ha avuto una tecnica, non è prudenza. Pam. Schivata. Attenzione. Pam. No, ci dà sempre argento così. Infatti non ci ha dato niente. Ovviamente non è la prova più difficile del mondo, perché con un po' di livello. Vediamo se ci potete. Però abbiamo fatto un po' di soldi così, eh. Vediamo se posso potenziare le armi. Vediamo come funziona. Potenzia. Potenzia armi. Lancia fucile di ferro. Lancia fucile di ferro. Qui. Ah, queste sono le armi che abbiamo. Ok. Ah, sta al massimo. Ah, il prossimo livello sta al massimo. E famolo, no? 4. E via. Ok. Quindi si possono potenziare i 3 livelli queste armi. Per adesso. Per adesso. Riprendiamo la missione a sto punto. Questo piano. Vai per informare. Quindi i cuori sono come le carte. È questo il santuario delle preghiere, vedi? Altare delle preghiere. Ok. Ah, gli amiibo. Però è scritto veramente male, ogni 30 minuti, invece è per 30 minuti da quello che ho capito. Ah, ecco, vedi, se scende di più dura di più. Proviamone uno. Prego. C'è che allenamento. Wow, che figata. Vai le pedrie pona. Allora, io riproverei un'ultima volta a fare la sfida. Che voglio vedere quanto vale il frammento di oro, se vale molto. Allora, usa tecnica, quindi noi con potenza, giusto?
di questo. Minchia, scioccato. Vai. No. No, sì. Bam, no. No, di pochissimo. Mo hai fatto il critico, Lo potevi far prima. Vabbè, ma qui ci si arriva tranquillamente col livello. Qui ci si arriva da un certo punto del livello, sì. Ci fa easy sta sfida. Poi ragazzi, sono passati 46 minuti esattamente. Io non me la sento di continuare perché non vorrei che poi dopo devo spezzare l'episodio molto male. Quindi adesso abbiamo fatto dei giri, abbiamo visto un po' quello che è il gioco. Vi dico semplicemente, se vi piace la serie lasciatemi un po' di like. E niente, ci vediamo in un prossimo episodio. Ragazzi, che la lag sia con voi.